Buonasera, cari amici di Lavoro in Calabria e bentrovati a questa diretta. Chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo, ma i problemi tecnici per le dirette, insomma, non mancano mai. Quindi, intanto vi presento velocemente i nostri amici, Francesco Saliceti. Buonasera, Francesco. Buonasera. Francesco che aiuterà questa sera nella conduzione di questa bella puntata. Poi diamo il benvenuto a Nicola Fiorita. Buonasera, Nicola. Buonasera. Intanto vi presento velocemente i nostri amici, Francesco. Allora, abbiamo qualche ritorno in cuffia, non so se ecco, magari se riuscite a tenere i microfoni spenti, forse riusciamo meglio. E poi buonasera Cataldo, buonasera anche a te Cataldo Calabretta. Buonasera. Allora, un attimo solo perché c'è ancora qualche altro ospite che nel frattempo arriverà. C'è qualche piccolo ritardo, quindi Francesco, io direi che insomma, volendo possiamo iniziare magari la puntata con i nostri due ospiti e poi man mano che arrivano l'assessore Gallo e il dottor Bevacqua, insomma, li inseriamo. Va bene? Va bene, va benissimo. Allora, siccome l'argomento è estremamente importante ed è anche molto sentito, abbiamo pensato di organizzare questa chiacchiera, fatemi passare il termine, che deve essere qualcosa di costruttivo e anche comunicativo, nel senso bisogna far sapere quello che sta accadendo e cercare di capire pure quello che insomma, si dovrebbe o non dovrebbe fare. Il titolo del tema è particolare, un po' come se fosse provocatorio, perché i vigneti storici regionali di Girò è l'avvicinamento delle pale eoliche, che sostanzialmente non si dovrebbe e non si deve trattare di un avvicinamento, ma bensì almeno in quell'area, anche perché green su green o verde su verde, come piace dire a noi in italiano, non è che vada proprio bene, cioè noi abbiamo il meglio, quindi non dobbiamo cercare cose che possono danneggiare il territorio. Poi un'area così importante per l'Italia, non solo per la Calabria, per tutta l'Italia, un'area così importante, insomma, non è che deve essere proprio trattata male o bistrattata, però insomma, sentiamo adesso un pochino anche i nostri amici, aspettando l'assessore regionale all'agricoltura, che in qualche maniera, anche se non è il ramo di appartenenza vero e proprio suo, però lui si è espresso insomma a sostegno da quello che ho capito, poi magari ce lo dirà lui, dei viticoltori di Girò. Intanto abbiamo Nicola Fiorita, che è docente universitario, già presidente regionale di Slow Food, una persona molto impegnata anche nel sociale, conosce bene la materia, quindi ha frequentato pure lui Girò e non solo, un po' tutta la Calabria, quindi sicuramente avrà da dire la sua in merito. Poi Cataldo Calabretta, invece, che è un viticoltore di Girò, quindi lui è uno di quelli fatti in casa, sostanzialmente ci potrà descrivere meglio dove andremmo a parare con l'eliminando, non inserendo l'eolico, quindi con le viti, e dove potremmo andare a parare con, facciamo gli scongiuri, l'eventuale inserimento dell'eolico. Quindi, in attesa che l'onorevole Bevacqua e l'onorevole Gallo arrivino, noi iniziamo questo giro così tra di noi. Doveva essere presente Silvio Greco, che è biologo, purtroppo per una serie di motivi non può partecipare a tutto l'evento perché per motivi non programmati, insomma. Non riesce, però interverrà e dirà anche la sua. Quindi io direi proprio di iniziare da Nicola Fiorita, se sei d'accordo, e poi Certo, Cataldo. ti blocco solo un attimo, adesso per dare il benvenuto all'onorevole Bevacqua che insomma si è riuscito a collegare, non so se ci sente, onorevole, buonasera. Io vi sento, voi mi sentite?
Perfetto, forte e chiaro, benissimo, perfetto. Va bene, ok, grazie. Prima di dare la parola a Nicolo, allora presento pure Bevacqua, che è consigliere regionale, capogruppo del PD, è già stato presidente della Commissione Ambiente della Regione nella passata legislatura, e si è anche espresso pubblicamente sul discorso eolico a Cirò. Quindi do la parola a Nicolo. Ma buonasera a tutti, grazie, grazie per l'invito, grazie per aver organizzato questo incontro. Io so che da un momento all'altro potrebbe arrivare per intervenire anche Silvio Greco, quindi dichiaro già, Antonio, la mia disponibilità a interrompermi se sarà necessario. Va bene. Ma io partirei proprio dal titolo che evocava Francesco nella presentazione. Quando mi è arrivata la prima bozza di locandina, io ho scritto subito a Francesco dicendo: ma perché l'avvicinamento? Mi suonava un po' strano, no? Mi ha un pochino destato qualche perplessità, però come accade, devo dire, quando vado nel locale di Francesco, dove poi bisogna fidarsi di lui, a ripensarci il titolo è in realtà molto azzeccato, perché al di là di quello che abbiamo scritto, fatto e diremo qualcosa, c'è un punto, che queste pale eoliche purtroppo si avvicinano. Purtroppo il rischio che le pale eoliche, queste minacciose pale eoliche, oggi sul web girava una locandina, Cataldo forse ce ne parlerà, che ne facevano vedere l'altezza superiore alla Torre Eiffel, due volte la Torre di Pisa, due o più volte la Torre di Pisa, insomma, queste enormi minacciose pale eoliche, se noi non ci impegniamo, si avvicineranno, perché comunque partiamo da una situazione in cui c'era un progetto, in cui c'è un'azienda che persegue legittimamente i propri interessi e che quindi farà di tutto per non arrestarsi. Allora, intanto io spero che questa di oggi sia l'occasione. Vedo con molto piacere la presenza dell'onorevole Bevacqua, spero che arriverà l'onorevole Gallo, ma insomma, io ho letto ovviamente con attenzione quello che hanno scritto entrambi. Spero che questa sia la sede giusta per stipulare un patto tra gentiluomini, diciamo, al di là delle appartenenze, un patto che miri ad evitare che le pale eoliche vengano collocate tra i vigneti del Cirò. E io devo dire grazie pubblicamente all'onorevole Bevacqua, e lo dirò anche all'onorevole Gallo, con cui pure c'è stato, diciamo, un confronto sulla stampa, perché si sono dimostrati attenti, sensibili, decisi, determinati e anche molto chiari nella strategia da perseguire. Quindi io li ringrazio per quello che hanno fatto, per quello che faranno. Penso che questo sia anche, diciamo così, oltre un confronto, anche una sede per immaginare come poter procedere nel futuro. Ora, io ho meno, ecco Silvio. Buonasera, Come facciamo, Antonio? Ti salve. lascio la parola e poi continuo? Non so, dipende dai tempi che ha il dottore Greco. No, io purtroppo sono in un posto dove mi sono dovuto fare 20 minuti per venire qua, perché sono dentro la Taranto Vecchio, ho dei colleghi americani che non era prevista questa cosa, però poi me ne sono trovati, quindi se posso intervenire subito mi fate una grande Allora, cortesia. Nicola, lasciamo la parola al dottore Greco, così poi, insomma. Prego, prego, dottore, allora. No, innanzitutto, questa cosa ovviamente è una cosa molto delicata. Io vi devo dire subito che culturalmente ho perplessità sull'eolico a terra in Italia e l'ho anche espresso ieri a Togni, che è il presidente dell'ANEV, in un webinar fatto proprio sull'eolico. Perché, tanto per essere chiari, il vento italiano è un vento che non serve a nulla, è un vento che non produce energia, ma nonostante questo siamo pieni di pale eoliche. E questo lo dico perché, tra l'altro, proprio per motivi professionali, proprio da 7 giorni ho firmato per il più grande progetto, per la valutazione di impatto ambientale del più grande progetto eolico che si farà in Mediterraneo, a 60 miglia a largo di Palermo, 190 torri eoliche di 290 mezzi, con una quantità energetica impressionante.
Io ovviamente non farò l'impianto idrico, farò la valutazione per vedere se sui fondali, questo qua tra l'altro sarà un progetto di eolico offshore su una piattaforma galleggiante, quindi una cosa innovativa, una cosa nuova in Mediterraneo, non si è mai fatto, eccetera. E questo l'eolico offshore si fa nel nord Europa, però là si piantano i pali proprio a mare. Tra l'altro in nord Europa il vento c'è, come c'è anche il vento nel canale Sicilia. Cioè il vento c'è ovunque, tranne che a terra. In Italia, poi, torno a dire, ce n'è veramente poco. Quindi, onestamente, andare a piantare dell'aerogeneratore a Cirò, onestamente, in mezzo alle vigne, lo ritengo veramente una stupidità. Insomma, mi dispiace usare questi termini, però lo considero un nonsense, una cosa che proprio non serve a nulla. Come dire, è evidente che noi, tutti noi, insomma, presumo, tutti noi siamo d'accordo che dobbiamo andare verso la transizione ecologica. Io ho avuto uno scontro durissimo con gli estensori dell'attuale PNRR, perché è ridicolo parlare di transizione ecologica quando tu metti al primo posto l'utilizzo del gas metano, che ovviamente è parte del problema. Quindi sono d'accordissimo che bisogna andare su una transizione ecologica che abbandoni il fossile. Però ci vuole anche l'intelligenza di capire che ci sono siti e siti. Noi non possiamo pensare di riempire la Calabria e l'Italia di paleoliche, come non possiamo pensare di riempire la Calabria e l'Italia di fotovoltaico con i terreni agricoli. Io ogni volta che passo, visto che siamo in Calabria, anche se io, come dire, e ci vengo spesso, ogni volta che passo da Altomonte, vedere in quella campagna dove da un lato ci sono le pesche e dall'altro lato vedere sul terreno agricolo questa distesa di fotovoltaico, onestamente ci soffro, perché lo ritengo veramente una struttura. Noi abbiamo un problema in Italia di un consumo di suolo che non è più sostenibile, e lo dimostrano tutte le ricerche che vengono fatte. Quindi noi non possiamo pensare di rubare terreno agricolo, in ogni caso terreno che serve a fare agricoltura di vario genere, per mettere l'eolico. Io mi auguro che questa cosa non si faccia. Io ho fatto insieme a Nicola un articolo dove ho visto che tra l'altro l'assessore Gallo ha risposto, a mio avviso anche con intelligenza e con una certa disponibilità all'ascolto, perché io tra l'altro lo sto frequentando e lo conosco per motivi professionali sul mare, sulla pesca, eccetera, e mi auguro che lui faccia quello che può fare, anche se penso che onestamente possa fare poco, visto che il tema non sta in capo alle sue amministrazioni. Però veramente, se noi perdiamo la battaglia su Cirò, veramente, cioè la storia di Cirò deve diventare un manifesto della stupidità della nostra specie, della nostra regione. Cioè lo ritengo veramente una cosa ridicola, insomma. Quindi io sono disponibile, tra l'altro, anche a venire là e a piazzarmi con una sedia in mezzo al campo, alla vigna, se magari poi ci fanno pure bere un po' di Cirò dei nostri amici produttori, sono pure contento, perché onestamente non possiamo consentire una cosa di questa. È veramente, sarebbe uno schiaffo, già prendiamo schiaffi dalla mattina alla sera, ma pure su questa cosa qua. Quindi ritenetemi a completa disposizione, perché veramente non si può sentire questa cosa. Io non so a chi gli è venuto in mente. Io capisco che ormai, tra l'altro, purtroppo i nostri agricoltori sono costretti a vendersi per come diciamo noi, una mangiata di pepi, perché in buona sostanza i terreni agricoli purtroppo producono poco, e quindi si buttano tutti su questa storia del fotovoltaico e anche dell'eolico, perché pensano che hanno svoltato. Onestamente quello lo ritengo un patrimonio culturale della nostra regione, quindi dobbiamo difenderla a tutti i costi. Io sono totalmente, come dire, disponibile a fare anche azioni, insomma, anche di forze, insomma. E io, se dico una cosa, la faccio, e non sono come chi ha detto che si incatenava e poi non si è incatenato, insomma. Promesso pro vivere, obbligatio est. Quindi veramente grazie di questa cosa, lo ritengo una cosa, veramente una battaglia di civiltà, insomma. Quindi vi ringrazio per aver pensato a questa cosa, e mi scuso se sono costretto a fare questo intervento e poi non seguirvi, perché non è mio costume intervenire una cosa e poi andarmene. Ma sta cosa dei colleghi americani è stata proprio una cosa imprevista. Il mio presidente mi ha mollato 9 americani, mi sono ritrovato tra capo e collo e sono costretto a fargli da balia, insomma, e quindi vi chiedo scusa. Però resto veramente, sono disponibilissimo. Andiamo avanti, non ci fermiamo su questa cosa qua.
Grazie, grazie dottore Greco. Quindi, no, grazie a voi. Non so se volevate chiedere così una cosa al volo, dottore Greco, così poi lo lasciamo andare. Ma l'assessore Gallo non è venuto poi? Arriverà, ho appena ricevuto una sua mail che ha fatto un po' di ritardo, però arriverà. Ah, va bene, va bene. Bene. Sì, infatti mandava i saluti, ma arriverà, arriverà. Bene, bene, bene. Allora, grazie, dottore Greco, la ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima, allora. Una buona serata, grazie, grazie ancora. Grazie ancora. Arrivederci, arrivederci. Ok, allora, Francesco, non so il dottor Bevacqua, ancora non so se... ancora problemi di collegamento, io direi che di... Ah, ecco. Ci sono. Bene. Ci sono io. Nicola, non si vedeva la telecamera, era spenta la sì, telecamera. Vado rapido, insomma, sì. Ovviamente Silvia è entrato già nel vivo, no? Io dicevo questo, insomma, Silvio Greco, Cataldo sicuramente, e per altri versi l'onorevole Bevacqua, meglio di me, affronteranno i risvolti concreti della vicenda. Io penso di essere qui, oltre per l'amicizia che mi lega a Francesco, perché ho soltanto, diciamo, un merito, una colpa, di essere stato io, mi autodenuncio, ad aver sollevato il polverone. E l'ho fatto ovviamente, lo rifarei 100.000 volte, perché quando ho saputo di questa cosa sono rimasto totalmente esterrefatto, ho avuto la stessa reazione che Silvio ha espresso così nitidamente e mi pare veramente incomprensibile, fatta la tara di tutto quello che è i terreni agricoli, i parchi eolici, le cose, discutiamo, ma veramente incomprensibile che vengano collocate quattro enormi pale eoliche in quello che è la cartolina della Calabria che noi vogliamo, cioè sulle vigne del Ciro, sui vigneti di questa cittadina che rappresenta la storia, la cultura, il futuro del vino in Calabria, deturpati per sempre da quattro megapaleoliche. Allora mi è sembrata una vicenda veramente simbolica, che contiene in sé una domanda molto semplice: cosa vogliamo essere nel futuro? Qual è la nostra idea di Calabria? E per questo, ripeto, sono stato io a sollecitare e a in qualche modo l'articolo su Repubblica, poi l'articolo con Silvio, poi una serie di articoli su Slow Food, su Slow Wine, e così via. Magari l'ho fatto anche in maniera un po' ruvida, chiamando in causa in maniera forte l'assessore Gallo, ma volevamo delle risposte, volevamo che si aprisse questo dibattito, che, ripeto, non è un dibattito sull'eolico, è un dibattito su quello che è il futuro della Calabria, di questa terra che è sospesa tra una arretratezza storica e una modernità che fatica a dispiegare tutti i suoi effetti, e se siamo in grado in questa di plasmare il futuro e di elaborare il nostro modo di essere moderni e contemporanei. È tutto qua, cioè se non ci rassegniamo a una regione che entra nella modernità deturpando il proprio territorio, riempendo la nostra terra di case non finite, svendendoci a modelli di altri, inseguendo modelli di sviluppo che non sono i nostri, o se noi siamo in grado di elaborare una nostra visione. Non, qualcuno mi dice sempre: ma Ciro non sarà Montalcino. Certo che Ciro non sarà Montalcino e Ciro non sarà Alba, ma non vorrei che fosse Montalcino. Ciro deve essere, Ciro deve essere, ma Montalcino è stupenda, Alba è stupenda, è il mio luogo del cuore, ci andrei ogni volta, ma è un'altra storia. Alba comunque non è il mare, quei vigneti di Alba meravigliosi non affacciano sul mare. Allora Ciro può essere una cosa unica, diversa, ma dipenderà da come noi riusciremo a declinare questa unicità, questa diversità. Se la sapremo declinare in modo contemporaneo, seguendo un modello di sviluppo sostenibile, appetibile, che attrae turismo colto, se invece la svenderemo per quattro spiccioli da incassare subito, come ahimè molti operatori economici fanno in questa terra. Io chiudo ricordando che qualche anno fa ho scritto un libricino con il mio amico Giancarlo Raffaele, esperto di vini, che si chiamava Il bicchiere mezzo pieno, no? E che raccontava storie positive legate all'agricoltura, alla ristorazione calabrese, e ci chiedono sempre: ma il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto? Io dico che questa vicenda qua ci avverte del rischio che il bicchiere possa essere avvelenato da altri, e allora mezzo pieno o mezzo vuoto, purché sia nostro e purché sia bevibile.
Certo. Intanto grazie dottor Fiorito per questa prima introduzione, diciamo, all'argomento. Visto che più volte, ecco, forse è arrivato anche l'assessore Gallo, vediamo se eccolo, perfetto, così diamo il benvenuto. Buonasera assessore. Buonasera. Eccoci. Benvenuto, buonasera. Benvenuto. Noi abbiamo iniziato, ovviamente. Molto male, però. Forse con gli auricolari, o magari può provare senza, eventualmente. Altrimenti deve provare a uscire e rientrare sento nuovamente. Male, chiedo scusa, sento male. Dovrebbe provare a uscire e rientrare. Magari esco e rientro, esco, sì. E rientro. Okay. Ok. Io, Francesco, se sei d'accordo, passerei la parola a Cataldo, perché visto insomma il panorama che descriveva un attimino il dottor Fiorita, secondo me, visto che lui ha portato qualche foto, anche per chi non avesse contezza un po' della cosa, probabilmente descrivendole, Cataldo, insomma, forse ci dai un'idea un po' più precisa. Che ne pensi? Certo, sì, no, sicuramente sì, Cataldo adesso ci deve aiutare a capire meglio, sia a noi che a chi ci sta seguendo, quello che potrebbe malauguratamente accadere. Io comunque la sedia a fianco a quella di Silvio Greco me la prenoto, quindi parto qua da Longobardi per andare lì, perché insomma, come diceva Nicola, qua dobbiamo fare le cose che servono, non quelle che mancano. Cioè, noi a quello che abbiamo lo dobbiamo soltanto arricchire, perché è già una ricchezza. Forse gli dobbiamo dare una ripulita. Cataldo, a te. Grazie. Chiedo grazie. Solo conferma al dottor Gallo se ci sente. Sì, adesso sì. Perfetto, adesso. Ok. Allora, benvenuto. Grazie. Ci sarà Cataldo che, insomma, giusto per fare un riepilogo velocissimo... Proverò a raccontarti un po'. Ecco. Sì, no, a parte la storia del parco eolico sopra le vigne di Cirò, oramai è una storia che conoscono in tanti, se non tutti. Però io volevo spostare l'attenzione non al caso particolare, ma fare una riflessione su in questi giorni, in queste settimane, insieme agli altri produttori del consorzio e altri amici, colleghi di Cirò, abbiamo cominciato a studiare un po', a cercare di capire perché tutto questo, perché siamo arrivati a questo punto. In realtà, in materia di tutela del paesaggio, perché poi è di questo che parleremo, ora il caso specifico di Cirò, ma di tanti altri siti, abbiamo trovato che la Calabria negli anni, a partire dal 2006 con le linee guida, nel 2008 la legge regionale, nel 2012 addirittura un forum fatto proprio a Cirò, si è dotato di tutti gli strumenti, ma questo quadro territoriale regionale paesaggistico, un nome lunghissimo, adesso me lo devo leggere, sono 10 tomi, se non ricordo male, migliaia e migliaia di pagine che descrivono dettagliatamente come deve essere preservato ogni angolo del paesaggio culturale, artistico e anche agricolo. E ogni volta, in ognuna di queste legislature, leggi, adesso le ho qui su tutte sotto mano, quando si arriva alla pagina, al capitolo di Cirò, viene sempre citata la stessa cosa. Agricola, altura di pregio, della vite, nei territori di comuni Cirò, Cirò Marina, Melissa, tutela dell'area DOC del Cirò, tutela del paesaggio, spiegato cos'è il paesaggio. Quindi la prima domanda che faccio, probabilmente abbiamo le persone giuste, l'onorevole Gallo, l'onorevole Bevacqua, è spiegarci cos'è questa legge regionale, cosa serve questo quadro territoriale regionale paesaggistico, cosa deve tutelare se poi accadono queste cose. E poi, da quello che noi abbiamo capito, c'è una narrazione sbagliata che viene fatta da chi sponsorizza, diciamo, il parco eolico rispetto a tutela del paesaggio, intesa noi realizziamo il parco eolico, le strade, il cavodotto e non tocchiamo nemmeno una vite né un palo. Però è appunto una narrazione distorta della tutela del paesaggio. Il paesaggio è la cartolina di Cirò, quindi se tu mostri quelle immagini che io ti ho dato, lo capiamo subito. Ora, il rendering, noi non siamo dei grafici e non è dei migliori, però questo è il colpo d'occhio lato mare, diciamo. Vedete, in basso si vede la linea di costa con il mare,
la grande distesa di vigneti del Fego, della Piciara, e poi questa collina che sta al centro, ecco, indicamela tu per favore, dove vanno installate queste quattro pale eoliche. Se mostri l'altra immagine, che è speculare alle spalle di quella che vediamo adesso. Riesci a farla vedere? Beh, cambia. Si vede? Ecco, questa è guardandola, diciamo, da nord, da Cirò Superiore. Questo è il vallo di Cirò, quindi la zona classica più antica dei vigneti. E sempre queste quattro pale che diventano proprio l'oggetto al centro di questa cartolina del paesaggio viticolo. È bene ricordare che questa non è, prima tutti quanti siamo, diciamo, da calabresi, vogliamo raccontare la passione per Cirò, però in effetti questo è l'ultimo paesaggio viticolo della Calabria, cioè un solo comune, questa è una parte poi confina con Cirò, dove si trovano concentrati in un'area così ristretta più di 1000 ettari di vigna, tutta parcellizzata, tutta lavorata, il lavoro di secoli e secoli di cultura contadina, del saper fare, è uno dei disegni, uno degli spettacoli più belli del paesaggio calabrese in assoluto e in Italia, ha ragione Nicola, le vigne che degradano a mare, noi nel 2018, 2019, abbiamo portato l'associazione Vinarius delle Enoteche Italiane, ci ha premiato come territorio dell'anno, proprio per questo colpo d'immagine, per la bellezza di questi luoghi. E una pala di 200 metri di altezza, se mostri l'ultima immagine che può essere ancora più esplicativa, è... Non volevo mostrarla, Cataldo, però mi costringi, insomma. Ti costringo a mostrarla. Ecco, cioè su una collina di 50 metri dovremmo piazzare, vogliono piazzare, una pala che è più alta della Sagrada Famiglia, della Mola Antonelliana, del Pirellone, e tre volte la Torre di Pisa. Tutto questo per noi è follia. Una volta fatto questo sbaglio, non si torna indietro. A Cirò Marina nelle settimane scorse si è esultato per un grande obiettivo ottenuto, cioè il smantellare una cosa che noi chiamiamo tubo della Montecatini, che era il nastro trasportatore che portava il salgemma dallo stabilimento della Monte Edison, che è piazzato proprio sul punto, sulla spiaggia più bella di Cirò, questo enorme tubo che finiva in mare, che degradava, deturpava il paesaggio da ogni angolo della costa tu lo guardavi. E dopo 50 anni, ma forse anche qualcosa di più, finalmente questo tubo viene smantellato e si grida la gioia, la contentezza, e adesso, per un paradosso, togliamo quello e installiamo queste. Così fra 50 anni i rottami di queste paleoliche la storia si ripeterà. Dovremo felicitare quando finalmente ci libereremo di questi mostri, di questi obbrobri. E allora veramente io mi chiedo, e lo chiedo a chi può darmi risposta, a cosa serve la legge sulla tutela del paesaggio, questo quadro territoriale che cita in ogni sua edizione dal 2006 fino al 2016, leggo qui l'ultima versione, ogni volta Cirò e le sue vigne vanno protette, sono patrimonio culturale del paesaggio calabrese, e poi però nulla si fa. E arriviamo a questo punto. E quello che è successo, poi la storia iniziale del parco è veramente triste, quando si dice ma all'epoca i viticoltori dove erano, perché non hanno reagito all'epoca? E lì si fa leva veramente su quello che raccontava prima Nicola e anche il dottor Greco, sulla miseria e la disperazione, perché è così. Tutti i parcheologi, come il dottor Greco spiegava, che in Italia non hanno, sono praticamente tutti installati tra Campania, Calabria e Sicilia. È vero, sulla linea di costa vicino al mare c'è un buon vento, ma sostanzialmente accade nei nostri territori perché qui trovano la fragilità degli agricoltori e le loro debolezze, e quindi con un investimento minimo riescono a depredare questi territori.
È questa la verità che poi fa più male. E viva Dio, dopo 15 anni a Cirò, un consorzio, una nuova presa di coscienza. Abbiamo in questi giorni fatto un incontro tra viticoltori e giovani produttori, perché per fortuna ogni anno a Cirò due o tre ragazzi decidono di stracambiare il corso del loro destino e da produttori di uva, come erano i loro padri, decidono di iniziare l'avventura di una cantina, di investimento, di produrre il proprio vino. E abbiamo capito che finalmente queste persone, grazie anche alla scusa, alla battaglia delle paleoliche, oggi sono coscienti di questo grande patrimonio che abbiamo per le mani e che a loro serve che sia il più integro, il più bello possibile, perché, come dicevamo prima, noi vendiamo la cartolina del Cirò e di questo paesaggio e non può essere deturpato da queste paleoliche. È appunto la narrazione sbagliata che queste persone installano dove non c'è la vigna e non toccano una vite, è un racconto che io non capisco veramente. Quando avremo l'occasione chiederemo a chi in Regione Calabria ha dato questo parere favorevole, cosa intendono loro, se ne hanno tenuto conto del concetto di tutela di del paesaggio e come lo intendono, perché per noi non è stato assolutamente tutelato il paesaggio del Cirò e delle sue vigne e del valore culturale che si porta dietro, economico. In un precedente incontro abbiamo invitato Salvo Foti, un grande produttore che ha visto l'epopea dell'Etna, altra grande denominazione del sud, che in meno di 20 anni è diventato un caso mondiale. Da quasi essere scomparsa come zona di produzione, oggi è l'elite del vino italiano, del sud Italia in assoluto, ma anche italiano nel mondo, e lo hanno fatto in 20 anni, portando grandi investimenti. In 10 anni sono nate 150 aziende vitivinicole. Quindi lì la differenza di un luogo dove hanno creduto assolutamente alla cultura del paesaggio viticolo e della valorizzazione. Noi adesso che abbiamo preso coscienza abbiamo bisogno che la politica in questo caso ci aiuti e ci sostenga. Grazie. Grazie Cataldo, dicevo, e grazie per aver fatto anche un po' il quadro. Francesco, io a questo punto coinvolgerei, insomma, gli onorevoli che sono nostri ospiti questa sera. Io farei una domanda a due, così vediamo un pochino, abbattiamo i tempi nostri per ascoltare un pochino certo, le cose interessanti che può darci la politica, così come sono stati interessanti i contributi fino ad ora di Nicola, di Cataldo e del professore Greco. Lo stato dell'arte, cioè noi abbiamo questa regione, quest'area della regione, come dicevo poc'anzi, che appartiene all'Italia, quindi uno dei comparti più importanti italiani del mondo del vino, che ha questo re leone, il Gaglioppo, no? Che sta riscuotendo successo. Tanti giovani che si sono immessi in questo mondo, come diceva Cataldo. Io personalmente frequento Cirò dal 1999, ne ho parlato proprio di recente con Cataldo quando ho incontrato la prima volta il professore Nicodemo Librandi, ma cito lui giusto per rendere l'idea di quello che voglio dire. Ora, chiaramente il discorso eolico non fa capo all'assessore Gallo, che ringrazio per la tempestività. È una delle poche volte che una persona impegnata a livello istituzionale che fa politica mi risponde velocemente senza dire mi manda picone. E questo è già un segno che apprezzo moltissimo e lo dico pubblicamente, perché è una cosa che a lui fa onore, ma io mi sento anche rappresentato meglio quando una persona risponde in questa maniera. Ora, non perché comunque è anche sensibile a una situazione che sta diventando un pochino difficile per quanto riguarda io capisco benissimo che diventa una situazione difficile, però noi riusciamo a salvaguardare
e mandare avanti nella nostra regione quello che serve, come dicevo poc'anzi, e non quello che manca. Cioè l'eolico rischia di diventare, come diceva poc'anzi, l'industria che non ha mai funzionato qua da noi, no? Noi avevamo la terra, abbiamo pensato che i giovani dovessero diventare tutti avvocati e medici, vengono gli avvocati e i medici, e fare l'industria e poi alla manovalanza chi magari era meno fortunato a studiare nella grande industria. Purtroppo l'industria non è mai partita, forse per fortuna. Adesso abbiamo questo ritorno nel mondo agricolo a 360 gradi. Noi adesso discutiamo di questo patrimonio di Ciro, però insomma sta crescendo il comparto agricolo. Io personalmente 12 anni fa non riuscivo a vendere una bottiglia di vino calabrese, facevo una fatica immane, riuscivo un pochino quando capitava qualche turista che era curioso e timidamente si affacciava. Oggi faccio fatica a vendere una bottiglia di vino che arriva da un'altra regione, perché comunque c'è una presa di coscienza che insomma in tutta la regione sono nate delle belle cantine e delle belle aziende. Ritornando alla bellezza che dà reddito, secondo me Ciro va sostenuta, questi vigneti di Ciro vanno sostenuti, ognuno per competenza, poi risponderà direttamente chi fa capo al discorso dell'eolico, però l'importante è che uno prenda coscienza e prenda anche posizione. Lo hanno preso sia Bevacqua sia Gallo, perché pubblicamente sono intervenuti, quindi però adesso mi farebbe piacere capire dalla viva voce come la pensano ad oggi, in prospettiva anche. Prima Bevacqua e poi Gallo. Mi sa che forse... Okay. No, ci sono. Prego. Mi sentite? Sì, sì. Allora, io sono telegrafico, visto l'ora anche per dare la possibilità poi alla signora Gallo di fare il suo intervento. Io volevo innanzitutto ringraziare Francesco, Nicola, Cataldo e tutti coloro che hanno organizzato questo momento di incontro, di riflessione, di dibattito, di confronto tra chi dovrebbe svolgere un ruolo come voi, che è la società civile, e chi dovrebbe dare risposta come la politica e le istituzioni. Quindi ben vengono momenti come questi che ci danno la possibilità di una crescita culturale e umana, ma soprattutto di mettere in campo una sinergia per me fondamentale, indispensabile per mettere in moto un tipo di politica, un approccio diverso rispetto al passato che alimenta un dibattito vero, forte, foriero di novità per quanto riguarda appunto le tematiche fondamentali che riguardano lo sviluppo della nostra terra. E questa tematica fondamentale non può che essere, diciamo, la green economy, uno sviluppo sostenibile che dia forza al territorio, dia forza alle innovazioni necessarie, che dia quindi sostegno a chi oggi crede in una Calabria positiva, a una Calabria che guarda al futuro con la consapevolezza che oggi bisogna puntare sulle proprie eccellenze, sulle proprie opportunità di crescita, sulle proprie bellezze, sulla propria forza, che sono i territori, che sono il mare, la montagna, che sono le coste, che è in questo caso di cui parliamo stasera, l'enogastronomia, l'eccellenza vera, il tesoro verde, come la definisco io, quindi biodiversità, tutto il resto. E noi dobbiamo stasera approfittare di questa occasione importante che vede insieme varie sensibilità presenti in tutto il territorio calabrese per alimentare questo dibattito. Io credo che la vicenda delle pale deve essere invece l'occasione per aiutarci a vicenda, per comprenderci meglio a vicenda e capire che non può essere solo la politica o le istituzioni a segnare la svolta, ma la svolta si avrà se c'è questa sensibilità che noto in voi, se questa sensibilità la allarghiamo verso altri fronti, e se facciamo nascere questa cultura del rispetto dell'ambiente, quindi questa sensibilità ambientale oggi fondamentale per mettere in campo qualche idea. E credo che questa
occasione che io vedo chiusa questa partita, perché come lei ben saprà, come voi ben sapete, al Consiglio del 20, del 19 ci sarà proposta una mozione bipartisan firmata da Gallo, dalla storia di Gallo, da Nicola Irto, che chiederemo appunto lo stop di questa pratica, il blocco, per appunto mettere una parola fine a questa oscenità, a questo obbrobrio che stavano per tentare di realizzare nel cuore del vino, tra l'altro del vino pregiato di quel territorio, proprio nel cuore di quella parte, stavano cercando di fare, di ecco, costruire questa di realizzare questo obbrobrio. Meno male che questa volta la sensibilità vostra ha prevalso, ha denunciato questo obbrobrio, e che ci permette oggi, ecco, di aprire un dibattito tra tutte le società, la società sana calabrese, che vede insieme appunto politica, istituzioni, associazioni culturali, ambientali, che appunto sviluppano una, che elaborano, che sviluppano una discussione tra di noi che dia poi, ecco, quantomeno dia dei segnali forti di consapevolezza, di serietà, di concretezza. E naturalmente per fare tutto ciò ci bisogna anche di fare delle scelte chiare e di non limitare la propria attività politica o istituzionale o di qualsiasi genere solo guardando al contingente, solo guardando all'opportunità del momento, perché oggi occorre una visione, una progettualità che guarda al domani, e questa visione, questa progettualità oggi ci è offerta da uno strumento fondamentale che è il Recovery Plan. E noi da quello dobbiamo partire per come dare forza a questi territori, perché ha ragione Francesco quando dice noi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo solo innovare, migliorare, rafforzare, consolidare, motivare, stimolare, questo dobbiamo fare noi. E dobbiamo smettere di utilizzare i soldi in mille rivoli che non creano nulla, che non creano ricchezza, che creano solo illusioni, ma non danno quell'ossigeno fondamentale al territorio tale da poter presentare la Calabria oggi come una regione capace di fare poche scelte, ma scelte illuminate, scelte che mettono al centro dell'azione politica quotidiana questa visione che valorizzi il meglio che abbiamo, e in questo caso parliamo di Cirò. Quindi non è su questo che dobbiamo, secondo me, nei prossimi mesi, se Dio vorrà, ecco, alimentare questo dibattito. Io ci sono, io sono uno che dal primo giorno ha manifestato la sua sensibilità su questi temi. Io vorrei ricordare a chi poco fa lo citava, Cataldo, che il QTRP era fermo in commissione Cataldo dal 2007, perché nessuno aveva il coraggio di tirare fuori dal cassetto quello strumento che bloccava tante cose, che limitava il consumo del suolo, che imponeva vincoli, e nessuno aveva il coraggio, perché gli interessi sono forti, perché parliamo di interessi, quando parliamo di pale eoliche non parliamo di altro ma di interessi personali forti, ma sono interessi. Quando parliamo di meno consumo del suolo blocchiamo interessi, e non parliamo ad esempio di rigenerazione urbana, che potrebbe essere un altro elemento importante da mettere in campo per dare fuoco, ossigeno all'economia, a questo tipo di economia. Quindi diciamo, diciamo, ho proposto una legge antincendi che mancava in Calabria, l'unica regione che non aveva una legge antincendi era la Calabria, ricca di straordinario di patrimonio boschivo. Cioè ognuno di noi ha manifestato le proprie sensibilità, io manifesto ancora questa volta questa mia sensibilità standovi vicino, ma anche chiedendovi con umiltà, sì, ma anche con forza, che c'è bisogno di fare squadra, di non caricare troppo di responsabilità qualcuno, ma di fare squadra dove ognuno svolge un ruolo. Io faccio lo paragono a un'orchestra dove ognuno suona uno strumento e dove nessuno stona, perché se non stona nessuno l'orchestra va avanti, ha successo, si afferma nel mondo, e noi dovremmo fare questo tipo di ragionamenti in Calabria, mettere in campo proposte innovative, capaci di interloquire con tutti voi, capaci di attirare l'attenzione del governo nazionale, ahimè, dobbiamo dirlo, di destra e di sinistra, delle volte penalizzano molto le regioni del sud, hanno fatto bene di essere l'agricoltore delle sei regioni del sud che sono opposte, o meglio, che hanno manifestato la loro amarezza su alcune risorse destinate che sono state dimezzate per il sud. Noi dobbiamo fare anche questo tipo di cose, dobbiamo manifestare un po' di autorevolezza in più,
fare squadra quando è necessario, e poi le divisioni politiche vengono al momento opportuno, che non devono inficiare questi tipi di ragionamenti che facciamo di noi, ma devono rafforzarci ognuno delle proprie convinzioni, delle proprie idee, perché così ci arricchiamo e diamo un'immagine della Calabria positiva, che si pone in questo modo, mettendo al centro del dibattito i temi nevralgici per lo sviluppo, per il nostro sviluppo. Altrimenti, ecco, commettiamo di mettere in campo questa orchestra dove ognuno suona, ma in maniera stonata. Io mi auguro che questo sia il primo dibattito da cui partire e ragionare e mettere l'accento, ripeto, alcuni temi. Io vedo, vabbè, Francesco lo conosco dalla vita, Nicola pure, ma io vorrei, ecco, che Calabria la immaginassimo come Francesco esercita il proprio ruolo di cultore per certe cose, di ristoratore in altri momenti, cioè una Calabria, ecco, l'innovazione è sempre al centro della sua attività, la curiosità, l'interesse, che si traduce poi nel conoscere il meglio che abbiamo, responsabilizzare il meglio che abbiamo, chiamare a raccolta il meglio che abbiamo. Noi dobbiamo fare questo. Se facciamo questo, credo che svolgeremo al meglio il nostro ruolo e avremo le nostre, diciamo, quantomeno tracceremo un solco. È importante oggi tracciare un solco, altrimenti anche noi perderemo questa opportunità che ci viene offerta, ecco, da questo dibattito di stasera, ma soprattutto dalla sfida che si chiama Recovery Plan. Lì dimostreremo di essere protagonisti o di perdere un'occasione straordinaria che la Calabria oggi può avere attraverso questi fondi. Quindi io ho queste risorse messe a disposizione della Comunità Europea. Quindi l'invito che faccio, il ringraziamento che faccio è questo. Bene queste iniziative, ma sviluppiamola molto, allarghiamolo molto e creiamo questa coscienza civica che negli anni passati è mancata, perché poi tutto si riduce al denaro, all'interesse. Questa coscienza civica la dobbiamo far maturare noi, che abbiamo responsabilità, che abbiamo passione, che abbiamo motivazioni legate ai nostri ruoli, ma che abbiamo anche il dovere di oggi ragionare in maniera diversa, guardando al domani e non al passato. Io su questo ci sono, perché credo che i temi ambientali sono i temi fondamentali su cui progettare la Calabria, perché l'ambiente è tutto, è turismo, è enogastronomia, è dissesto idrogeologico. Quindi noi dobbiamo partire da questa parolina magica, ambiente, e costruire intorno a questa parola tutto il futuro della Calabria. Quindi vi ringrazio di nuovo, chiedo scusa alla signora Gallo se non l'ascolterò fino in fondo, ma alle 22:15 avrei un'altra call, quindi io sono stato puntuale a sto regalo, lei ha fatto un po' di ritardo, ma capisco i suoi impegni, quindi ci sta. Quindi le chiedo scusa se non potrò ascoltarla fino alla fine. Grazie a voi per l'invito e buon lavoro a tutti. Grazie. Beh, Francesco, direi che a questo punto, insomma, l'assessore Gallo, insomma, può continuare la discussione. Sì, io innanzitutto saluto voi, buonasera, saluto Antonio Andreoli, lo ringrazio per il cortese invito a partecipare a questo incontro, saluto coloro i quali partecipano a questa tavola rotonda, naturalmente il professore Fiorita, Cataldo Calabretta, Francesco Saliceti, e consentitemi un saluto particolare al collega Mimmo Bevacqua, col quale abbiamo condiviso percorsi in tempi passati. Oggi siamo su posizioni contrapposte dal punto di vista politico e anche ideologico, ma comunque su alcune posizioni come questa, evidentemente, essendo politici non interessati, non abbiamo avuto difficoltà a manifestare una netta contrarietà rispetto a questa iniziativa di installazione di pale eoliche in questa porzione di territorio calabrese interessata da questa presenza fortissima del settore vitivinicolo calabrese, il marcatore identitario di questo territorio. Oggi pomeriggio ci siamo confrontati in un'altra video call con sindaci dei comuni di quest'area, Ciro Superiore, Ciro, Ciro Marina, Strongoli, Rocca di Neto, su un'ipotesi di creazione insieme al consorzio di tutela del vino di Ciro,
sulla creazione di un distretto del cibo che abbia naturalmente come marcatore identitario il vino. E credo che questa sia un'iniziativa naturalmente da sostenere, e da assessore all'agricoltura ho dato il mio sostegno. Io, diciamo, mi sono schierato immediatamente e non ho avuto difficoltà a farlo da assessore all'agricoltura, nel momento in cui Silvio Greco mi ha chiesto di intervenire su una vicenda che peraltro devo confessarvi candidamente non conoscevo, vale a dire ho appreso solo in quel momento che ci fosse un percorso autorizzativo, peraltro molto datato perché poi ho approfondito la pratica, per la realizzazione di un parco eolico in questa area straordinaria. Peraltro abbiamo visto delle immagini abbastanza eloquenti pochi minuti fa. Devo scusarmi con voi se non sono riuscito a intervenire prima, ma stavo rientrando da Catanzaro, anche perché oggi pomeriggio ho avuto modo di incontrare ancora una volta, prima di ripartire, il mio collega, che peraltro ha la delega, che è il collega Sergio De Caprio, meglio conosciuto nel nostro paese come capitano ultimo, che il presidente Santelli aveva voluto chiamare alla guida del Dipartimento Ambiente, perché soprattutto il sistema della gestione dei rifiuti nella nostra regione spesso è stato è stato preda di appetiti di settori dell'antistato, diciamo con grande chiarezza, da parte di organizzazioni appartenenti all'Ndrangheta calabrese e non solo. E quindi capitano ultimo era un messaggio simbolico voluto al presidente Santelli, di un uomo che è stato naturalmente icona di legalità e di quindi trasparenza, l'uomo che ha arrestato, come tutti sapete, tutto Rina. E con lui ho avuto modo di confrontarmi in più di una circostanza, oggi era la seconda o la terza volta, su questa pratica, e abbiamo convenuto, posso trasferirvi anche la posizione di Sergio De Caprio, di netta contrarietà dal punto di vista politico rispetto ad una possibile autorizzazione di autorizzazione in modifica del parco eolico già assentito prima nel 2009 con modifica del decreto del 2010 e poi nel 2014 quando la società titolare di questa concessione aveva chiesto una modifica della sua autorizzazione con la diminuzione del numero degli aerogeneratori da 18 ad 8. Peraltro questa è una pratica che parte molto da lontano, perché ho appreso in un'altra video call con il sindaco di Cirò Marina che addirittura il consiglio comunale di Cirò Marina si pronunciò la prima volta nel 2003. In quella fase, in quel periodo storico, la sensibilità verso queste forme di energia alternativa era una sensibilità totalmente diversa, anzi ci dicevano che probabilmente dopo il nucleare e dopo altre modalità per la produzione di energia bisognava per forza di cose riconvertire le produzioni di energia verso il fotovoltaico e anche addirittura l'eolico. Tanto è vero che la vostra provincia, la provincia di Crotone, lo dico per gli amici di quel territorio, è stata, ahimè, vittima di un'aggressione ambientale e paesaggistica della quale il territorio porta ancora le ferite, con investimenti che credo proprio leciti non fossero, poiché molti di questi parchi sono stati sottoposti a sequestro da parte della magistratura. E allora io credo che avallare tutto questo, non conosco naturalmente la società che ha in corso attualmente la pratica presso la Regione Calabria, mi guarderei bene dal dire che questa società
non abbia finanziamenti leciti o che questa società agisca al di fuori delle norme e della legalità, ci mancherebbe altro. Però ecco, io credo che in questa fase, in questo momento in cui il pianeta è stato provato da questa tremenda pandemia, in una fase in cui probabilmente nel post-Covid la Calabria, che tutto sommato, ci sono i dati nazionali proprio stasera, io lo sostengo da tempo, è stata la terra meno Covid del paese, al di là di un sistema sanitario naturalmente completamente scassato, che in ogni caso è stato messo a dura prova dalla tremenda pandemia, ma che comunque pandemia lascerà degli strascichi pesantissimi e che vedrà una profonda modifica nel rapporto fra l'uomo e l'ambiente, fra l'uomo e il territorio e anche fra l'uomo e i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati. E quindi anche il modo di fare turismo, anche il modo di fare enogastronomia, anche il modo per attrarre, far scoprire i territori si modificherà profondamente. Per cui io sono convinto che nei prossimi anni noi assisteremo ad una modifica anche nell'approccio con il modo di viaggiare, e sarà molto più interessante per il turismo, per il turista, avere la possibilità di riappropriarsi di grandi spazi, di avere paesaggi incontaminati, di avere ambienti puliti. E quindi io credo che la Calabria rimanga tutto sommato una delle terre ancora da scoprire, con molte frecce nella faretra del proprio arco. E tutto sommato questa sensibilità, che in termini di tutela nel corso degli anni, magari un po' di meno in provincia di Crotone, c'è stata, va sicuramente salvaguardata e va implementata come prospettiva di sviluppo e prospettiva di crescita. E allora, rispetto a questo, proprio oggi nel confronto con Sergio De Caprio, era presente anche il direttore generale del Dipartimento Ambiente, abbiamo pregato il direttore Comito di guardare la pratica con grande attenzione, di approfondirla in ogni suo aspetto, di confrontare la pratica con gli aspetti anche più reconditi della legge del 2008, di confrontare, come rappresentava prima di me Cataldo Calabretta, questa iniziativa di parco eolico per una sua eventuale compatibilità o incompatibilità col quadro territoriale regionale paesaggistico, per quindi evitare che questa amministrazione regionale nel suo complesso, la politica, come voi sapete, di fatto esclusa da questi percorsi autorizzatori, ma che comunque questa amministrazione regionale non si macchi, tra virgolette, di una modifica di un progetto che da 8 aerogeneratori passi a 4, ma di dimensioni enormi, di circa 200 metri, che impattino notevolmente ancora una volta rispetto al territorio, che comunque in questa fase, è la seconda videocall alla quale sto partecipando, avendo rinnovato la propria sensibilità rispetto a questi temi, di fatto non vuole che venga realizzato questo parco. E allora, se i territori, se le popolazioni non sono d'accordo o modificano anche la posizione, perché ricordiamo, questa pratica parte da una delibera del Consiglio Comunale di Cirò Marina, ma dobbiamo dire in un'altra epoca, 18 anni or sono, quando le sensibilità erano diverse, le sensibilità ora sono mutate, c'è una valutazione diversa rispetto all'ambiente, al territorio, probabilmente il Covid ha accelerato anche la modifica di queste sensibilità, per cui io credo che se il territorio non desidera che ci sia questo insediamento, la politica non può non assecondare
e noi abbiamo chiesto ai tecnici di guardare ogni virgola di questa pratica per verificare se questa pratica ha tutte le condizioni per un prosieguo e delle autorizzazioni nel rispetto della legge regionale e delle norme nazionali. È un messaggio che io lancio naturalmente, perché da parte nostra non c'è condivisione rispetto a questa iniziativa, lo diciamo senza infingimenti. Io ho firmato questa mozione insieme al collega Irto, peraltro io sono componente di giunta ma sono anche consigliere regionale, e ho sottoscritto questa mozione, che sarà discussa il prossimo mercoledì in consiglio regionale. L'ho fatto assolutamente non in maniera strumentale, perché da assessore all'agricoltura sono strettamente convinto che uno dei possibili fattori di sviluppo dei prossimi anni della nostra regione sia proprio, ad esempio, il settore vitivinicolo, al quale, lo dico velocemente, in questi ultimi giorni abbiamo assegnato somme cospicue, circa un milione e mezzo di euro per la promozione. I tre consorzi di tutela, il consorzio di tutela terre di Cosenza, quello di Ciro e quello di Bianco, si sono uniti in un unico progetto ed è una cosa bellissima, e hanno presentato insieme un progetto sulla promozione del settore vitivinicolo, che io spero possano utilizzare e sfruttare, promuovendo i nostri vini di grande qualità, perché lo sforzo delle nostre cantine negli ultimi anni è stato straordinario ed eccezionale, e sono d'accordo con Francesco Saliceti quando dice che rispetto a qualche anno fa la qualità dei nostri vini è una qualità notevolmente migliorata, straordinaria. Assessore, mi scusi se la disturbo, la interrompo, però non la vediamo più. Non so se si è interrotta la telecamera. Io non ho capito. Lo sa che non ho capito perché? Perché non ho, io non ho chiuso la... Vediamo se... Perché... Nemmeno, non riesco. Perché... Forse... Sto provando... Provo, io sto di sentire, vabbè, può completare magari poi nel frattempo. Chiudo quando... e riapro, però ecco io, anch'io non mi vedo più, e mi chiedevo se mi vedeste, ma siccome stavo parlando non pensavo fosse temporanea, però visto che quindi... No, ma non credo sia un problema suo, un problema di linea, quindi insomma... Un problema di linea, però dicevo, chiudo velocemente, abbiamo assegnato queste somme per la promozione ai consorzi. Spero che li utilizzino nel modo migliore possibile. La qualità dei nostri vini è aumentata, lo sforzo dei nostri viticoltori in questi anni è stato straordinario, e noi abbiamo cantine di qualità, non tutte, ma molte sono cantine di qualità, anche e soprattutto nel Cirodano. Stiamo pensando, ma stiamo mettendo in campo, insieme al collega Orso Masso, ma io lo sto facendo anche come assessore all'agricoltura, coinvolgendo i GAL in questo progetto, perché con le somme che saranno assegnate, pochi maledetti e subito, citava il collega Bevacqua la battaglia che stiamo conducendo insieme alle altre regioni del Mezzogiorno e insieme all'Umbria sul riparto dei fondi destinati al PSR, quindi al settore agricolo, con le somme assegnate nel 2021, coinvolgendo i GAL, abbiamo già svolto una riunione, faremo un progetto sui sentieri del vino e sui sentieri dell'olio, e in questo progetto naturalmente noi coinvolgeremo i consorzi di tutela, coinvolgeremo i singoli territori, e attorno al settore vitivinicolo costruiremo dei percorsi per rendere avvincente la storia della nostra regione. Partiremo dalle cantine che fanno accoglienza, e accanto a questo noi uniremo le migliori residenze, i nostri agriturismi, i prodotti agricoli del territorio, i centri storici, i beni ambientali, i beni culturali, i beni archeologici, anche le risorse per i percorsi religiosi, le nostre chiese e quant'altro, e la migliore enogastronomia. Per cui credo che tutto questo
debba farci pensare ad un nuovo modello di sviluppo della nostra regione. E in questo modello di sviluppo al quale io sto pensando, ma stiamo pensando anche, sta pensando anche il collega Capitano Ultimo, certamente queste paleoliche non hanno ragion d'essere. Per cui noi assumiamo una posizione forte e crediamo naturalmente che anche de iure condendo la legislazione vada modificata, che probabilmente le maglie della legge del 2008 siano ancora troppo larghe, che vadano ristrette e che la nostra regione debba avere modelli di sviluppo sicuramente diversi. L'eolico oggi, per come è anche, ripeto, modificato il modo di pensare, non può essere un modello di sviluppo e di crescita per la nostra regione. Noi abbiamo bisogno di creare eventualmente posti di lavoro utilizzando le risorse del territorio, e sicuramente fra le risorse non rientrano le paleoliche. Vi chiedo scusa per la difficoltà di quest'ultima fase, perché nell'ultima fase ho dovuto, purtroppo vi ho dovuto far partecipare a una radiocronaca, ma ci sarà un problema in linea. Per fortuna, insomma, l'audio è perfetto, quindi non ci sono problemi, il messaggio poi, insomma, è passato. Se vuole, per i saluti finali, assessore, può provare a uscire e rientrare nel frattempo, insomma, sì, così sì. Vediamo un provo po' se uscire e rientro, sì. Riusciamo a recuperarla. Grazie. Perfetto. Allora, Francesco, io direi, vista l'ora, insomma, di andare un po' in chiusura. Però ovviamente senza, o meglio, cioè lasciando comunque una battuta al dottor Fiorito, ovviamente una Cataldo, ovviamente. Sì, allora, secondo me, Nicola, tu che sei il provocatore di questa situazione qua, stasera credo che però siano emerse cose positive, tante notizie che vanno anche fuori da quello che era diciamo l'argomento, però che fa piacere, è bello pure sentire che insomma la politica ha preso una posizione netta, da quello che ho capito, no? Perché comunque alla fine l'assessore Gallo ha parlato anche un po' a nome dei propri colleghi, quindi significa che insomma si prende pure si sta creando pure un osservatorio più giusto, secondo me, nei confronti di questa regione. Poi la bontà dei nostri prodotti comincia a essere nota, chiaramente si è uscito un pochino fuori dalla consuetudine, pur rimanendo nella tradizione, perché molte cose, se non andavano, non vanno fatte in determinate maniere, non perché si siano fatte in passato in quella maniera, vedi i vini, per esempio, alcuni vini si debbano continuare a fare per forza in quella maniera. Certo. La tradizione invece è una cosa importante che ci lega molto di più al nostro territorio. Quindi probabilmente, Nicola, eviteremo di mettere le paleoliche sul Colosseo e quindi non le metteremo nemmeno a Cirò. Esatto. No, guarda, Francesco, rapidissimo, vista anche l'ora. Una serata perfetta. Se avessi adesso anche una bottiglia di Alicante o di, insomma, di uno dei vini di Cataldo, ma non ce l'ho, una serata perfetta. Io ho sentito delle cose molto chiare, molto condivisibili, sia da parte dell'onorevole Bevacqua che da parte dell'assessore Gallo, e voglio dire con altrettanta chiarezza che io mi fido dell'assessore Gallo. L'ho detto in apertura, quando lui non c'era ancora, l'ho ringraziati per gli interventi che avevano già prodotto sulla stampa. Io forse con Silvio siamo stati anche un pochino ruvidi nel nostro primo intervento, ma ben venga se questo ha suscitato poi un dibattito così proficuo. Quindi penso che abbiamo sentito, non lo so Cataldo che ne pensa, ma io ho sentito quello che mi aspettavo di sentire, cioè una politica che ha le idee chiare, che è decisa, che è determinata, che dice le cose come stanno, che lavora. E credo anche molto interessante questo, al di là delle differenze di schieramento e politiche, ci sono delle cose, se vogliamo costruire una Calabria nuova, contemporanea, credibile, vivibile,
ci devono essere delle battaglie che ci accomunano al di là delle differenze. Se poi è il Ciro ad unirci, ben venga, poi vedremo. Quindi io penso che usciamo molto, molto corroborati nelle nostre convinzioni da questa chiacchierata. Aspettiamo l'approvazione di questa mozione e penso che ciascuno per la sua parte, la mia è piccola, quella dell'assessore Gallo è molto più significativa, ma ciascuno per la propria parte lavoriamo per le stesse cose. Poi, Francesco, quando tutto finisce, vedevo da piccolo un cartone animato Super Gulp dove Nick Carter diceva tutto è bene quel che finisce bene, quando finisce bene e se finisce bene, spero che festeggeremo da te, sarebbe la giusta benissimo. Conclusione di questa vicenda. Bene, con piacere. Cataldo, bene. Allora facciamo sapere il sapere fare di questa regione, tu che dici? Sì, beh, questo è, ringrazio questa sera per l'ennesima volta, c'è il sostegno, assessore Gallo, il consigliere Bevacqua, quindi a noi serve questo sostegno perché rispetto a prima la debolezza probabilmente dei viticoltori di quell'epoca era anche legata a questa loro mancanza di supporto, invece questo supporto oggi c'è. E quindi è un augurio che io faccio a tutti quanti noi, che prendiamo veramente coscienza del valore di quello che abbiamo per le mani, di quello che dobbiamo lasciare a chi verrà dopo di noi e lavorare bene per ottenere questo, sì, alla fine questo è il riconoscimento dell'impegno da parte di noi viticoltori, della politica e di tutte quante, la società civile che capisce il valore di questa battaglia e di quanto sia importante portarla avanti e vincerla. Quindi ringrazio veramente tutti. Grazie, grazie a te Cataldo intanto per essere intervenuto. Francesco, io direi se tu vuoi dare un'ultima battuta veramente finale, poi lasciamo la parola all'assessore e poi andiamo in chiusura. Sì, no, io ringrazio tutti quanti coloro i quali sono intervenuti, ringrazio anche Silvio Greco che comunque aveva dato la disponibilità e poi per una serie di imprevisti comunque ce l'ha messa tutta per dare il proprio contributo. Ci tengo a dire che cercava l'assessore Gallo proprio perché, come dice Nicola, probabilmente anche Silvio Greco si fida dell'assessore Gallo in merito a questa vicenda e chiaramente sull'attività. Io conosco Bevacqua da un po' di anni, mi fido anche di lui, quindi questo discorso bipartisan, per quanto si punta alla regione, alla crescita della regione, è una cosa molto bella, poi chiaramente ognuno prende i propri ruoli e chiaramente poi la politica deve avere una visione molto 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 ampia. Io mi auguro che siamo nella stagione giusta, delle visioni giuste e che Ciro possa essere proprio la partenza, la ripartenza di questa regione che è già bella ed è ricca, bisogna solo dargli quell'energia, un po' quel carattere, tirar fuori quel carattere della calabresità, lo spigolo come hanno alcuni vini, come piace raccontare a me. Assessore Gallo, grazie. Grazie a te Francesco. Allora assessore, giusto tre parole, no? nel frattempo che insomma me ne sono segnate: coscienza civica, fare squadra e innovazione, no? Sono venute fuori queste parole, quindi insomma intanto approfitto per ringraziarla come sempre assessore, insomma, per la sua disponibilità anche a quest'ora, insomma ha fatto un po' i salti mortali per essere presente, e quindi insomma cosa ne pensa del riassunto velocissimo veramente che ho fatto in queste tre parole e poi un suo saluto ovviamente. Sicuramente fare squadra, perché stasera facciamo squadra, ci troviamo d'accordo chi è in maggioranza e chi è in opposizione in consiglio regionale, ma si trovano d'accordo i vari livelli anche di classe dirigente, non siamo solo noi classe dirigente, lo è il professore Fiorita che è un docente universitario, lo è chi fa imprenditoria, lo è chi fa giornalismo, vale a dire le menti pensanti di questa regione sono sicuramente sulla stessa posizione. E anche l'altra idea è quella di fare innovazione,
si può fare anche innovazione tornando a guardarsi indietro, guardando le proprie peculiarità, le proprie unicità e le proprie tipicità. Noi abbiamo pensato a modelli di sviluppo che purtroppo si sono rivelati fallaci in questa regione, quando altre regioni, mi riferisco alla Toscana, mi riferisco all'Umbria, per citare degli esempi molto banali, hanno pensato che l'utilizzazione delle risorse del territorio, il settore vitivinicolo, il settore anche delle carni, mi riferisco alla Chianina, mi riferisco al Chianti, per esempio per la Toscana, potevano essere fattori di sviluppo. A noi veniva propinato come modello di sviluppo il centro siderurgico di Gioia Tauro, che ha comportato il taglio di 5.000 ettari di agrumi straordinari, di grandissima qualità. E quindi noi non abbiamo creduto al porto di Corigliano, tantissime altre iniziative, che sono state iniziative del Ministero del Mezzogiorno, che peraltro non erano in linea con quelli che erano diciamo le direttrici potenziali di sviluppo di una regione come la nostra. Prima di noi altre regioni del Mezzogiorno lo hanno capito, mi riferisco alla Puglia, mi riferisco anche alla vicina Basilicata, un esempio per tutti, Matera 2019. Ora tocca a noi, a mio avviso tocca a noi, e tocca a noi che siamo l'ultima regione d'Italia da scoprire, e ce lo dicono anche altre regioni. E diciamolo a tutti quello che noi siamo, perché i dati di oggi ci dicono che siamo la terra meno Covid d'Italia, il rapporto fra decessi e popolazione, il rapporto fra contagiati e popolazione, e ci dice che noi siamo la terra meno Covid d'Italia, siamo la terra più bio d'Italia, siamo la terra che non consente l'utilizzazione del glifosato dal 2016 per decisione della precedente giunta regionale che noi vogliamo rinnovare. Siamo la terra, ripeto, più bio d'Italia e la sesta in Europa per superficie agricola utilizzata biologica. Sono marcatori identitari importanti che noi dobbiamo utilizzare in questa fase per attrarre nella nostra regione visitatori a vedere i nostri boschi, a vedere a visitare le nostre cantine, ad apprezzare i nostri prodotti, a vedere anche le nostre residenze di pregio, i nostri centri storici. Io credo che questa sia anche la nostra occasione, ma ci dobbiamo credere tutti quanti. Per quanto riguarda Ciro, siamo in presenza di un pasticcio, diciamolo con grande chiarezza, lo dico in chiusura, un pasticcio che è consumato, una cosa che è iniziata nel 2006, nel 2003, poi con una concessione nel 2009, una modifica nel 2014, che consente la realizzazione di 8 pale eoliche, con proroghe che ci sono state da parte della regione. Questa pratica ha camminato nel silenzio generale quasi come un serpentello che si incuneava anno dopo anno nei meandri della regione, delle varie autorizzazioni date dalla burocrazia, peraltro in presenza di normative dalle maglie troppo larghe. Ora cosa c'è? C'è una richiesta di modifica di questo progetto da 8 pale leggermente più basse a 4 pale molto abbastanza più alte, che arrivano fino a 200 metri, proprio oggi ne abbiamo discusso e ragionato. Beh, io penso che a questo punto, se la società che vuole realizzare questo parco eolico non deve pensare a modificare ulteriormente il progetto, ma deve realizzare le 8 pale che sono state assentite nel 2014, con concessione, ho sotto gli occhi il decreto 7612 del 24 giugno 2014. È inutile pensare ad ulteriori modifiche o a pratiche che si trascinano per 20 anni in attesa magari di trovare il finanziatore che possa acquistare il progetto per fare in modo che chi ha realizzato il progetto possa incassare diciamo il corrispettivo di un prezzo che viene pagato da chi vuole investire. Io penso che noi dobbiamo, non con protervia o abusando dei nostri uffici, ma semplicemente comprendendo quali sono le normative e scandagliando la pratica, essere conseguenziali rispetto ad una mutata sensibilità, a una mutata idea, vale a dire, c'era una volontà degli eletti del comune di Ciron Marina di iniziare questo percorso. Oggi c'è un'amministrazione giovane, il sindaco, i nuovi consiglieri ci dicono che non vogliono questa iniziativa. Non possono andare a revocarla in consiglio comunale, voi capite, perché questo significherebbe una serie di contenziosi con eventuali risarcimenti, ma ci dicono chiaramente che non vogliono questa iniziativa sul territorio.
c'è un consiglio regionale, anche una giunta regionale. Io vi prego di sentire anche il collega Ultimo, mi ha autorizzato ad esternare anche la sua posizione stasera, ma che dimostrano che rispetto a queste iniziative hanno una mutata sensibilità. C'è il livello della classe dirigente al di fuori delle istituzioni, e stasera lo dimostrate, ma io ripeto, questa è la seconda videocall alla quale partecipo, ci dimostrano gli imprenditori, non solo quelli del settore vitivinicolo, ma ci dimostra anche imprenditori del settore dell'enogastronomia, ci dimostra anche l'intelligenza. Non ci vuole questa iniziativa. Allora, se un territorio un'iniziativa non la vuole, non si deve perseguire a tutti i costi, bisogna affrontare la questione, ed è quello che io ho chiesto ancora una volta oggi al direttore Comito, che poi è il capo della burocrazia del Dipartimento Ambiente, di guardare e di approfondire questa pratica affinché non ci siano errori di valutazione, e questa pratica, se non ha tutti i crismi necessari, non abbia valutazione benevola da parte del Dipartimento e da parte delle commissioni competenti. Noi vigileremo su questo, perché abbiamo un potere dovere di vigilanza, e naturalmente cercheremo di rispondere con le nostre sensibilità anche alle sensibilità che provengono dal territorio. Noi siamo espressione di volontà popolare, chi è eletto è espressione di volontà popolare, deve interpretare le volontà non dei singoli, che naturalmente hanno interessi legittimi, ma sono interessi di singoli, ma dobbiamo tutelare interessi più generali. Speriamo di riuscirci, perché c'è, vi ricordo che questo è un pasticcio già bello e combinato, che bisogna eventualmente cercare di arginare in qualche modo. Certo. Grazie, grazie Assessore. Ovviamente ringrazio tutti voi. Non so, Francesco, penso che vista l'ora non aggiungerei altro, anche perché insomma le posizioni sembrano molto molto chiare, quindi insomma vedremo un po' gli sviluppi, sperando magari di ospitare un'altra puntata su questo quando magari sarà tutto risolto, e quindi insomma magari in quel caso festeggiamo veramente con una buona bottiglia di Ciro, insomma, a questo punto. Quindi grazie veramente a tutti gli amici che ci hanno ascoltato veramente in tantissimi, come al solito, fino a quest'ora. Mi scuso se non abbiamo coinvolto molto gli amici da casa, che insomma sono arrivati centinaia di commenti, poi magari insomma se ne avete voglia potete rispondere, insomma, gli amici che siete intervenuti, e quindi insomma niente, vi ringrazio a tutti per la vostra partecipazione, alla prossima, quindi insomma a domani sera per un'altra puntata. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci.